perde la X, ma guadagna un nuovo design, tanta tecnologia e nuove motorizzazioni. È la nuova Opel Grandland che stiamo provando nelle strade nei dintorni di Milano. Salite con noi sul SUV tedesco! Per accorgersi delle differenze con il precedente modello basta un primissimo sguardo. Il volto della nuova Grandland infatti propone l'Opel Visor nel frontale. Così vengono introdotte anche su questo modello la mascherina nero lucido ed i gruppi ottici IntelliLux LED Pixel con 84 moduli per lato. Il profilo del SUV è dinamico e pulito, ripreso anche nel posteriore dove spicca la grande scritta Grandland. Oltre ai gruppi ottici, un'altra tecnologia presente è dedicata alla guida notturna, in particolare sulle scure strade extraurbane, il sistema Night Vision. La telecamera infrarossi del sistema rileva persone e animali fino a 100 metri di distanza dal SUV tedesco nella direzione di marcia ed avvisa chi guida mostrando la posizione sullo schermo digitale. Le novità si ritrovano anche all'interno dell'abitacolo, dove viene proposta la nuova impostazione Pure Panel. Un unico elemento orizzontale integra gli schermi da 12 e 10 pollici rispettivamente per strumentazione digitale e per sistema di infotainment. Quest'ultimo con il sistema multimedia Navi Pro ed i servizi Opel Connect. Molto intuitivo e chiaro nelle indicazioni, supportato anche da alcuni tasti fisici per richiamare più velocemente le principali funzioni. La tecnologia è proposta anche da numerosi sistemi ADAS di ultima generazione, con in primo piano il sistema di guida assistita Highway Integrated Assist, mentre per il comfort vengono proposti sedili ergonomici attivi certificati AGR per guidatore e passeggero anteriore. Aiutano a mantenere una postura corretta quando si è al volante, diminuendo così l'affaticamento ed i problemi alla schiena, soprattutto quando si affrontano viaggi più lunghi. Ed eccoci ora al volante della nuova Opel Grandland. Noi stiamo guidando il modello top di gamma, cioè la versione Hybrid 4 con motore 1.6 ibrido plug-in con una potenza complessiva di 300 cavalli, una motorizzazione abbinata al cambio automatico ad 8 rapporti e che può garantire anche un'autonomia 100% elettrica di circa 50 km. La potenza e la coppia da 250 Nm si fanno sentire con uno spunto molto brillante, sia per superare incroci ed effettuare sorpassi, sia se c'è la volontà e la possibilità di divertirsi anche un po' al volante. La guida risulta lineare e confortevole, anche grazie alla trasmissione precisa e fluida nell'effettuare le cambiate, così come lo sterzo e diretto e della giusta rigidità per affrontare serenamente le curve, seppur un leggero sottosterzo si può sentire se si prova a forzare un po'. La nuova Opel Grandland dispone di quattro modalità di guida. Quella classica, diciamo, da tutti i giorni è la Hybrid, in cui il sistema decide autonomamente quando usare la modalità elettrica e quando usare il motore termico. Ovviamente viene usata soprattutto la modalità elettrica quando si è in città o a velocità ridotte, poi entra in funzione il motore termico in modo da far risparmiare sensibilmente sui consumi. Chi vuole viaggiare esclusivamente in elettrico per quel circa 50 km garantiti da questa vettura può selezionare la modalità elettrica, in quel caso l'auto va solamente col motore elettrico. Chi invece vuole un po' più di grinta, di brio, che comunque è già buona anche nelle altre modalità, può usare la modalità sport, ovviamente un po' a danno dei consumi, visto che ovviamente viene usato molto di più il motore termico. Infine, essendo al volante della Hybrid 4, c'è la modalità 4WD. E se si vuole salvare la propria batteria per un successivo tratto cittadino, si può decidere di sfruttare solo il motore termico, selezionando la funzione sul touchscreen centrale. Per chiudere questa parte della prova, che ricordiamo è solo un primo contatto, quindi ci aspettiamo di avere la macchina successivamente per un periodo più lungo e quindi per poter fare una prova più effettiva sia della vettura in sé ma in particolare dei consumi, parliamo un attimo appunto dei consumi. La casa dichiara un consumo medio di 1,2-1,3 litri ogni 100 km,
Noi abbiamo percorso una ventina di chilometri, appunto, come dicevamo, nei dintorni di Milano, un po' all'interno di qualche paese, un po' lungo delle strade statali, e il computer di bordo ci ha segnalato 0,9 litri ogni 100 km. Effettivamente dobbiamo dire che la macchina va molto molto spesso in modalità elettrica quando va a velocità più ridotte e praticamente sempre quando si è all'interno di un contesto cittadino. I prezzi della nuova Opel Grandland parte da 29.350 euro, ma per salire sulla nostra versione che abbiamo provato, cioè la top di gamma Hybrid 4 Ultimate, bisogna salire a 53.300 euro. E con questo dai dintorni di Milano è tutto. Non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motori Online e iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motori Online e appuntamento al prossimo video.